Kidman? Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Kidman! Sì, Kidman, dobbiamo trovare Kidman. Capitolo 13, vittime. Ci riprendiamo dopo la botta che abbiamo preso nell'ultima puntata. Se vi ricordate, siamo entrati con un camioncino, con il nostro scuolabus, all'interno di questa casa. Rimasti illesi, senza motivazioni, perché... cioè, mo veramente ragazzi, pure la nostra lampada così non si rompe niente. Tutto in ordine. Quindi, ragazzi, adesso dobbiamo semplicemente trovare la nostra amica Kidman. Poi, semplicemente, però, vabbè. Dobbiamo trovare Kidman. Ah, facciamoci una doccia, che è un bel po' che non ce la facciamo. No. Vedete, sembra fatto apposta. Mi sta qua, proprio per noi. Comunque, dai, esploriamo. Vediamo se riusciamo a craftare un po' di robaccia. Tipo, oh oh, che cos'è questa? Chi è che rompe le palle? Via. Scusate, ragazzi, però ogni volta... è acido quello. È acido? Penso proprio che di sì. Quindi noi prendiamo ciò che ci può servire. E... non so se è tipo una bomba, ma io non voglio fare una brutta finaccia. Oh, perché non si muove più? Ah, ah no, non ho sbagliato. Ecco fatto. È semplicemente una trappola che possiamo disinnescare. Piano piano l'MLM. Ok, via. Magari l'abbiamo attivata, no? E ci cadeva tutto in testa. Comunque ragazzi, stiamo registrando di nuovo di mattina. E mi ero ripromesso di non farlo, ma... vai piano. E perché Joseph non viene, soprattutto? Cioè, sempre noi dobbiamo fare le cose, maledizione. È la metropolitana che spunta dal terreno. Sì, ma guarda com'è messa. Se arriviamo laggiù possiamo usarla per passare oltre. Adesso cerchiamo di uscire da qui. Sì, mi fa un po' ridere ragazzi la calma con cui sti tizi affrontano le cose. Cioè, se è vero che nella realtà una città è distrutta così, voi ve ne fottete di Kidman, di quello e quell'altro. Se salvi chi può, ognuno pensi per sé, giusto? Credo che... E invece no, noi siamo eligi al dovere. E andiamo avanti. Andiamo avanti così, anche se ragazzi concordo con quei pochi comunque che hanno detto che ormai il gioco deve darci la svolta. Sbrigati va, che sennò... sbrigati, corri. No, non farlo. Ma ammazzate. Aspetta. Forse c'è un'altra strada. Ci vediamo di sotto. Guarda caso, c'è un'altra strada. Ovviamente... cioè, ragazzi, come se ci fossero due sentieri, no? Un bivio. Da una parte la strada con la... col sole, no? Gli animali felici, tutti che saltellano e giocano. E l'altra buia. Cazzo, prima Kidman è ora. E ora sto cacchio. Noi prendiamo la strada quella buia, con i mostri e piove. Dacci un po' di cervello, va. No, no ragazzi, no. Poi tra l'altro è mattina, non sto proprio in grado in questo momento di giocare al livello che dice lui. Dicevo ragazzi, ci devono dare un po' la svolta, perché ormai il gioco si sta ripetendo un po' sempre uguale a se stesso. No, accendi sta cosa. Disattiviamo anche sta trappola. Però devo essere sincero ragazzi, a giocarlo è divertente. Capisco che adesso sta diventando... è passato qua. Aspetta, abbiamo la pistola, va. Non vorrei fare la fine brutta brutta. Allora, là non ci possiamo andare, quindi è un po' scritto e deciso che andremo qui. Il rumore di uomini. Fa più casino, no? Se te va. Fa più casino se te va. Allora, qua ci possiamo rifornire. Sento un rumore di qualcuno. Eccolo, lo sapevo. Ci hanno beccato. Cazzo spari.
Che c'è in testa poi che non ti sei riuscito a prendere? Oh! Ma no! Vaffanlovo! Ma ce l'abbiamo un kit medico, sì. Ecco, abbiamo dovuto usare un kit medico a buffo così. Solo perché noi stiamo rincoglionati. Chi è quello? Un Rubik facsimile. Fuck. Ci ha visto. No, non ci ha visto. Ci ha visto o non ci ha visto? Fallo, va. Ci vede la grande. Ragazzi, stiamo attenti, guatti come guatti, che qua ci rimettiamo le penghe. Ci rimettiamo proprio le penghe. Da che t'ammazziamo, frate? Da che t'ammazziamo, frate? Bella, così, il ritorno del fratello coltello. E tra poco ritornerà per davvero, ragazzi. Perché iniziamo Far Cry 4? Che c'è qua? Tanta bella roba, tanta bella gente. Tutti qua per noi. Ci vogliono bene. Ci porteranno in Argentina. Argentina. Ecco fatto, e ci ha beccato. E questi con ste pistole, con i moschetti. Su, no, vabbè. E io c'ho sempre la pistola a scarica. Dai, carica, ma e spara. Un'ora, oh. Un'ora, oh. Più lento della cagarella. Cioè, madosca. No, un tizio. Ma chi t'aveva visto? Finacce, finacce brutte. Dagli fuoco, dagli fuoco. Oh, legnoso come... come... Sta succedendo di tutto ormai, proprio... Non c'è proprio niente. Non c'è più niente da fare. Ok, così attiriamo tutti allo scoperto. Non ci importa più nulla. Non abbiamo... No, Christian, dove ne sei? Cosa sei? No, non muore, non muore. Mo muoio io, ragazzi. No, mo muoio io, ragazzi. Dagli fuoco. Oh, oh, barbecue. A parte il barbecue un cavolo, perché così, ragazzi, ci rimettiamo la pelle anche noi. Ci abbiamo manco medikit e niente. Stavo proprio con le pezze. Pezza al culo is the way. Anzi, io me lo prenderei quasi quasi. Scusate. No. No. No! No, mori così no, raga. Cioè, morti così. Oh, ragazzi, siamo tornati. Eccoci qua. Ho sprecato due colpi della Magnum per far fuori sti due, ma veramente che palle, ci fa iniziare sempre da più lontano ogni volta. Sta cosa è un po' rompiscatole, però vabbè. L'importante è che ce la facciamo. Ah, potevamo passare direttamente da fuori, no? No, così ci ammazziamo. Ah, potevamo fare questa... Oh no, no! No, no! No! No, 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 no! Vai! Mamma mia, ragazzi, se quella cosa ci prendeva morivamo. Che strippata. Mamma mia, che strippata. Non mandava proprio di rifarmelo di nuovo tutto da capo. Proprio tedioso come niente. Vabbè, pure colpa nostra, ragazzi, perché un vero bro deve essere sveglio a 360 gradi. Invece noi dormiamo. Aspettate un attimo. Facciamo così. Ci riprendiamo di nuovo il dardo miracoloso. E vediamo se riusciamo a farci un altro. No, non abbiamo munizioni, solamente tre colpi qui con la nostra beretta. Mica siamo nati ieri, E boom! In faccia, in faccia. Lì dove fa più male. Dove te gusta. Te gusta la mangusta. Te gusta la mangusta. No, bella, bella, dammela, dammela. Aspettate, ragazzi, dobbiamo far così. No, vattene via da qua, vattene via da qua. Eccoci. Tira fuori la testolina. No, ecco. E non è possibile. E l'ho lisciato, l'ho lisciato. E l'ho lisciato, guarda. Ho sprecato due bombe, ma magari salto io in aria. Mamma mia, ragazzi, che pippa stamattina.
grappoli. E non mi rompere i coglioni, guarda. Non mi rompere i coglioni. E non muore, non muore. E moriamo noi però adesso. Cioè, incredibile, ragazzi. Incredibile, ma vero. Gente potentissima. Aure potentissime. No, non ci posso passare qua. Lo devo fare fuori per forza. Come? È un mistero. È un mistero proprio. Un voglio del cervello. Ah, ecco come. Che spariamo così. E non muore, guarda. Ah, è morto, va. Un uomo, un eroe. Ma vaffancina, va. Sti trofei del cavolo. Stiamo per rimetterci la pelle. Cioè, veramente, robe... Oh, una madonnina, però come la prendiamo? Mo, come le prendiamo? Non lo prenderemo mai, vabbè, abbiamo sprecato il nostro ultimo colpo così. A buffo. Però che ce frega, l'importante è che sei divertivo, no? Stannamo a divertirci, nanni, nanni. Scusate ragazzi se oggi il livello del commentary non sarà quello dei migliori. L'unica nota positiva di stamattina è che ho ricevuto un paccone immenso. Mi è arrivato, non so se avete visto la pagina Facebook. Facebook, la pagina Facebook. Tra l'altro ragazzi, se non l'avete ancora fatto, oltre a mettere mi piace, mettete anche... ricevi notifiche, perché ormai Facebook fa il bello e il cattivo tempo, decide lui. Ok, levitiamo. Oh, vabbè. Niente. Ci stanno cassette che puoi rompere e cassette che non puoi rompere. E queste sono quelle che non puoi rompere. Vabbè, la vita è fatta così, ragazzi, è fatta a scale. C'è chi scende e c'è chi sale. C'è chi pepe. Oddio, mo mi dite voi? Mi sono scordato che c'era il nemico tipo immenso. Mi dite voi come facciamo a ucciderlo se non abbiamo una ceppa in mano? C'è proprio una ceppa in mano, non abbiamo manco... Prendi, Leo. Ah, cacchio. Sta qua, perché si sente il rumore. La morte sopraggiungerà. E noi ce l'accorgeremo, l'abbracceremo. Ecco qua, guarda, eccola. Sicuro mo ci sorprende. Ci sorprenderà e noi mo vivemo alla grande. Prepara sti dardi. Aspetta, però facciamo anche così. No, questo è un trappolone. Dai, stucca sto trappolone. Cioè, non c'è via di fuga perché è una trappola su una trappola. Eccolo. E mo chi è il più forte, eh? E mo chi è il più forte, eh? Non muore, non muore, perché lui è immortale, giustamente. Non si può morire, giusto? Vai, morti così. Lì, nel fango, nella fanghiglia. Nella merda più totale. Dai. Pesca seroli. Come fai a dire? Ah, t'ha ucciso. No. Quatti. Quatti. Quatti in cazzo. Se m'ha visto. Se... M'ha visto. Ma hai visto come hai fatto a vedermi? Cioè, veramente. Dovremmo fuggire, scappare, darci. Però dove ci daremo? Non qua, credo. Via! Via, via, nonna e zia. Però qua, ragazzi, qua, cioè... Cioè, ha fatto tipo un... Sì. Ci vuole beccare col suo mattarello. Sì, ma è impossibile andarcene da qua. Lo dovremo far fuori, allora. Lo uccideremo. E poi ce lo papperemo. Dove stai? No, guarda quanto corre il balordo. Ah, l'abbiamo ucciso. Lo sapevo che facevi così. Dai, dai, liberati dal cacchio di coso. Ce l'abbiamo dietro, vero? Dai, ci dobbiamo... è possibile così. Dai, dai, che sei bloccato. Zitti tutti, sei bloccato. Datti! Dove dobbiamo andare? Qui sotto. I topi, scappano anche loro.
cazzo sta succedendo, ragazzi? Che sta succedendo? Io non capisco. Scusate. E non perché è domenica mattina o altre cose. Cioè, almeno la domenica mattina avevamo scusati. Dici, oh, è domenica. Vabbè, dai. Siamo usciti indenni. Kidman, sei lì dentro? Sì, se lì sta là dentro, sai come la ritrovi? C'è presente il tonno dentro la scatola? Più o meno lo potresti ritrovare così. Oh my god, che è successo? Vabbè. Sì, direi che scende è l'alternativa più adatta. Che quadro è? Chi è che si compra sti quadri? Vabbè, andiamo giù. Piano piano, stiamo attenti che qua i corvi abbondano. Quello si risveglia easy. Oh, e che c'abbiamo qua? Super mag. Quindi il pistolone. Abbiamo trovato armi per il nostro pistolone. Ergo vuol dire che adesso combatteremo. Oh, salviamo. No. Oh, non di là, no. Cosa dire? Non hai ancora capito? No. Adora tormentare gli altri. Vuole fargli sapere che è lui a comandare. Tende trappole, fa agitare le vittime, le fa sbagliare. Dannate trappole. Quando è successo a me, ho visto cosa succedeva. Io ho visto, ma non potevo scappare. Dovevo conoscere la verità e lui lo sapeva. Detective Castellanos. Signorina, sia onesta. Sto impazzendo. Se vuole sopravvivere, deve scegliere di chi fidarsi. Io mi fiderei. Che dite, ragazzi? Più che altro non ci sto più a capire niente. Cioè, sto capendo. Però, boh, secondo me, ragazzi, adesso come adesso, cioè, la trama sta andando un po' a puttane. Cioè, proprio ormai. Che dice? Tenuta centenaria in fiamme, incendio doloso? La tenuta dei Victoriani è stata distrutta dal fuoco. Si aspetta un incendio doloso. Beh, c'è per cazzo. Cioè, boh, mi pare un po' che stiamo andando Vabbè, ragazzi, siamo tornati nel mondo dei vivi. O almeno speriamo che questo è il mondo giusto. Perché, cioè, sinceramente ormai non so più che pensare. Voi nei commenti, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Che sta succedendo. Sinceramente, non vorrei, ragazzi, che si sia caduto nella solita banalità dei videogiochi, che per rendere il gioco un po' più lungo, no? Cioè, per non farlo durare quelle tre caccolette, insomma, ci abbiano buttato in mezzo la peggio cosa, le peggio cose, alla fin fine la trama è andata un po' a puttane. Perché sinceramente io mi sento così. Cioè, io ho capito che è Rubik che comanda, è Rubik che fa tutto, però, boh, cioè, ok, andiamo a staccargli la spina e ciao. No? Vabbè, cose mie. Dobbiamo continuare la nostra discesa? Sì, ecco, qua moriremo. Facciamoci una spada. Spada al braccio. Con tanto coraggio. Vai. Ah, sangue! Noi ce l'abbiamo dietro, no? Sì, eccolo là qualcuno. Che è proprio lui, me sa. Quindi prendete la Magnum. La Magnum PI. Sfondiamo qua, va. Così lo avvertiamo che stiamo arrivando. I'm coming for you, nigga. Beh, non credo che possiamo andargli dietro e... No, che ci ha attaccato questo? Mortacci di lui. Mica siamo stupidi, Chicco. Chicco, non siamo mica stupidi. Non siamo nati ieri. Ti abbiamo richiamato qualcuno. Però a noi non ci importa, andiamo dritti per dritti verso la nostra meta, che dovrebbe essere Kidman. E pensate se alla fine non ce la manco da. Cioè, sarebbe proprio il colmo. Sì, c'è qualcuno che ci insegue, raga, è chiaro. Sento il rumore dei passi. Sentite, lo sentite, no? Sale la tensione, attenzione. Attenzione la tensione. Joseph. Non mi dica Joseph il coglione, eh. Siamo in una cucina.
Sarebbe figo, fa tipo una rissa in stile film cinesi. Guarda sto topo, guardate sto topo. Dove va questo topo? Chi è? Il topo uomo ragno. Anzi, il topo ragno. Un po' di salame. Ma arriva il mostro. Lo sapevo. Uccidilo, porca miseria, uccidilo. Oddio, e adesso? Adesso so cazzi. E mo so cazzi. Come direbbe il libanese. Facciamo così, che dite? Però raga, mi sa che qua... Cosa cacchio è? Tipo parano tipo quei folletti automatici. No, qua non ci possiamo passare. Quella cosa, quei tipo robottini che puliscono da soli. No. Come facciamo così? Oh raga, dove passa? Ditemelo voi. Ah ecco, ho capito. No! Ma allora sei stronzo. Mamma mia, il rumore dei nemici. Andiamo piano. Minchia zio! Minchia. Qua fa una brutta fine, mi sa, Non vorrei sbagliare. Mamma mia, che avevamo schivato. Vattene. No. Qua. Vai, stacca quel coso. Stacca sto roulotte. Se ci riusciamo più a botta, raga, il pro si sta svegliando. Piano piano il pro si è svegliato. Ah! Ok, pensavo di morire, scusate. Vai, vivi. Salvi, ce l'abbiamo fatta. Non uscirete da questo locale. Vivi. Questo si sveglia? No, si sveglia manco. Si potrebbe risvegliare morto. Ecco chi sa deve via questo. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. Dove sta? Coglione. Via. Oh, apri, oh. Oh, apri. Apri che questo c'è in culo. Mo che fa? Ma! E lei, su. Puzzicone. Obeso. Vabbè, come facciamo se non... Se sta cosa non si apre, come facciamo? Oddio, ci ha chiuso, ragazzi, ci ha fatto il chiusone. Dai, apri, oh! Ok. No, vabbè. Perché non si apre? Però no. Però se non si apre sta maledetta porta, per noi è impossibile, ragazzi, andarcene vivi da qua. Come facciamo? No. No! No, madonna. Ecco, è morto già due volte. Ora vediamo quante altre volte deve morire. Oh, due volte. Oh, cazzo. Cazzo. Facci vedere qualcosa, però.
Vabbè, l'importante è che siamo vivi, ragazzi. Io la vedo così. Cioè, poi rompiscatole come nessuno. Vai, prenditi questa spada. Però, ragazzi, direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. Cioè, questa sarà ricordata Potevo come. fare Kidman. Lo sappiamo, dietro a Kidman. Vabbè, ragazzi, sarà ricordata sicuramente come la puntata giocata a cazzo di cane. Basta mattina, veramente. Comunque, vi do appuntamento ai prossimi video. Nei commenti fatemi sapere, secondo voi, se questa storia non sta latitando un po', cioè non sta, non si sta più a capire dove vuole andare, dove ci vuole portare. Cioè, io ho capito più o meno l'idea di base, però boh, mi sembra che adesso, ragazzi, la stiano portando un po' troppo a lungo. Cioè, poteva finire tipo qualche ora fa il gioco, secondo me. Vabbè, fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando, lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace, un saluto a tutti da Max Shosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!